l'Italia ha sempre portato avanti un discorso di logica del pacchetto, ritenendo che è necessario mantenere insieme quelli che sono i principi generali del patto, anche se naturalmente con una visione costruttiva, ed in particolare faccio riferimento al regolamento EASO di cui abbiamo parlato nel corso dell'incontro, per il quale siamo abbastanza favorevoli a che possa essere stralciato dal testo, fermo restando i principi di monitoraggio che riteniamo debbano essere portati avanti, congelati al momento, perché ci sembra troppo invasivo nei confronti dell'attività dei vari stati, e venga poi esaminato e portato in attuazione quando poi entrerà effettivamente il patto in essere.